Allora ti è piaciuto? Mi è piaciuto tantissimo, complimenti per il tuo mega mix. Grazie. Come al solito, bravo bravissimo, bravo 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 bravissimo. Ma adesso bravi bravissimi saranno i nostri amici a prepararsi per questi due scherzi, perché ne diremo due di scherzi da farsi il primo di aprile. Allora, sono due scherzi che vanno fatti in due tempi, e si sa che gli scherzi fatti in due tempi sono quelli che riescono meglio di gestire, perché la persona non se ne aspetta, praticamente rimane in uno stato normale dove non sa niente, dove non si aspetta, e patapam, gli arriva lo scherzo lì tra le gambe, praticamente la possiamo mettere così. Allora, il primo scherzo, dovete essere almeno in tre amici. Perché? Per questo scherzo l'occorrente è un amico al citofono, un amico alla porta e possibilmente un amico al cellulare. La cosa da farsi, potete farla, lo potete fare magari alla vostra fidanzata, anche al telefono di casa, mentre da sola, e un quarto al telefono di casa. Quindi anche se lo fate, se c'era la fidanzata da sola, se c'è vostra mamma, noi l'abbiamo fatto alla signora Luciana, alla mamma di Stefano. Allora, vi preparate, chi al citofono? Pronto, chi chiaramente dietro al campanello di casa, chi al cellulare con il numero di cellulare della vittima e chiaramente anche il numero di telefono. Col cellulare con il numero di telefono fisso di casa. Praticamente il gioco consiste in questo: si fa suonare il numero di casa fisso, così la persona va verso il telefono di casa, poi si fa suonare il cellulare. Contemporaneamente chi è alla porta fa suonare quando il campanello. In casa i telefoni suonano, inizia a suonare il campanello. Esatto. E il citofono, quelli che ovviamente stanno facendo sotto, col cellulare, esatto, quando sentono che suona, fanno partire il citofono. Quello che succede è incredibile. Bisognerebbe addirittura stare fuori dalla porta e registrare tutto, oppure se c'è qualcuno in casa può far finta di registrare, perché praticamente gli suona tutta la casa tutto insieme. E quella è stata l'esclamazione di tua mamma mentre glielo la miseria, che succede? Allora, questo è il primo scherzo che potete fare, molto innocuo. Il secondo è un pochettino più bastardo, ma molto più bastardo, viene dalla mente contorta del DJ Stefano. La vittima in questione sono stato io. Allora, anche questo va fatto, e anche il primo viene dalla mia mente contorta, anche il primo. Allora, anche questo va fatto in due fasi. Preparazione: vi preparate in casa dei peperoncini, di quelli secchi però interi, non già sbriciolati, sì. Dopodiché invitate un vostro amico a cena e gli fate una semplice pasta, dai, facciamoci una pasta, facciamo aglio e olio, il peperoncino però te lo metti tu, il peperoncino mettitelo tu perché io non so che quantità. Questo, bravo, è quello che dovete dire al vostro amico. Gli date in mano due peperoncini e li fate vedere, guarda, li sbricioli fra le dita, li praticamente sbricioli sulla pasta, vedete, guarda, te li metti fra le dita e te li sbricioli, uno, due, meglio se utilizza tutte e due le mani, sì, però, e dopo capirete perché. Basta, tutto finisce, iniziate a fare la vostra cena, un bicchierino di vino, parlate del più del meno. Ad un certo punto fate finta di essere attratti dagli occhi o dall'occhio del vostro amico e gli dite: ma scusa, ma non ti dà fastidio l'occhio? Ti è entrato qualcosa? No, non sento. Allora gli dite: prova a fare così, mi mando il gesto, chiaramente anche voi, che di mettervi di pulire l'occhio con un dito. L'altra persona per chiaramente si sente in dovere di fare la vostra stessa scena, ma ahimè quello che succede, con le dita sporche di peperoncino si va a pulire gli occhi e succede una tragedia. Mi sento tra l'altro però in dovere di dirvi una cosa, anche questa un po' per esperienza: fate molta attenzione dopo aver sbriciolato il peperoncino. Sono due le cose che non dovete fare, mi raccomando. La prima: non toccatevi gli occhi. La seconda: non fatevi il bidet. Poi vi racconteremo anche uno scherzo del succo di frutta nel panino. Ma questo ve lo raccontiamo il prossimo pesce d'aprile.